Ma come è fatto il coperchio delle punterie di una Fiat Panda 900 iniezione elettronica dell'anno 2000? Uno pensa, ma sì, è un semplice coperchio. È sporco, lo pulisci, passi lo spazzolino, ci metti lo sgrassatore e lo pulisci. Che facile! Stronzate! Questo è il coperchio punterie della Panda. E forse non vi rendete conto, perché da qua si mette l'olio. Questo è lo sfiato dei vapori che rientra con un tubo nel circuito di alimentazione aria e finisce poi, i vapori vengono riciclati, bruciati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo deve sfiatare, ma questo era tappato. Perché era tappato? Come vedete qua dentro c'è una placca, io non so se si vede perché qui c'è un sole boia. Non è un coperchio e vedete le aste, i bilancieri e quel cazzo che c'è qua dentro. No, c'è una placca qua davanti. E questa placca è questa qua. Vedete? Non si vede dall'altra parte. Non si vede niente da qui a qui. Perché c'è questa fottuta placca di metallo che qualcuno ha provato qui ad aprire con un cacciavite per fare passare aria. Perché? Perché l'aria dovrebbe passare attraverso queste fessure, questi sfiati qua. C'è un leggero spazietto, vedete? E da qui... Quindi evita di buttare l'olio direttamente sul tappo e nello sfiato, ma l'olio che circola, sbatte qua, ricade, i vapori passano, in teoria, attraverso questa placca. Quindi tra qua sotto e qua... Come cazzo ci vai a pulire con uno spazzolino? È assolutamente impossibile. Puoi entrare da qua con uno scovolo, ma è veramente un bordello. Ora io sono 2 giorni che faccio lavaggi con sgrassatore dell'hard discount di vari tipi, prodotto per pulire i forni. Ho fatto bollire lo sgrassatore, poi l'ho colato qua dentro dopo aver tappato questi 2 buchi, l'ho lasciato di notte ed è uscito l'inferno, l'olocausto, sono uscite delle pietre, forse ce n'è qualcuna ancora nel lavandino. Ecco, sono uscite queste cose qui dure come pietra, questi pezzi neri. E sono 2 giorni che scaldo il pentolino con gli sgrassatori verso il liquido bollente qua dentro, lascio lì, poi agito, sbatto e devo dire che sì, è venuto veramente molto ben pulito fuori, ma qua dentro chi lo sa, perché qua dentro non ci si può arrivare, perché questo coso è rivettato ed è rivettato alluminio su placca di che cazzo è, non lo so. Quindi non è che tu dici io faccio saltare i rivetti, tolgo la placca, pulisco e poi la rimetto in qualche modo. E come cazzo la rimetti? Ci metti delle viti, fai la filettatura? Sì, e poi rischi che le viti ti cascano perché le vibrazioni le fanno togliere, quindi ti vanno in mezzo agli ingranaggi, alle molle delle valvole, bilancieri, aste, come cazzo si chiama tutta quella roba che sta qua dentro, e quindi poi ti fai più danno che altro. E così il meccanico mi ha detto, vai da qualche parte, uno sfascio, 30 euro, trovane uno un po' più pulito e lo montiamo. Giustamente, perché non è che il meccanico si mette a fare 2 giorni come me di lavoro per pulire questa cosa e non ho ancora finito, perché qua dentro c'è ancora dello schifo. Non si riesce a vedere. Perché effettivamente se la pulisco la vorrei pulire per bene. Ma c'è ancora schifo. Quindi, ripeto, non è un semplice coperchio. Ah, che ci vuole a pulirlo? Fai così con lo spazzolino. Col cazzo, perché qua sotto c'è lo schifo irraggiungibile. Quindi lo spazzolino... Vabbè, non fatemi dire cose che non è giusto dire. Ora devo pulire un po' meglio qua. Ci vorrebbe dell'acqua a pressione, una idropulitrice, chi lo sa, per entrare qui e far uscire altro schifo da qui e viceversa. Però in generale, rispetto a prima, qui era completamente tappato e incrostato da una cosa tipo pietra nera.
e ora è libero. Infatti se io soffio da qua sembrerebbe ben libero. Ora darò un'ultima pulizia e dopo 2 giorni e mezzo di lavoro potrò dire al meccanico che sono riuscito a pulire questo pezzo, e che giustamente lui non ci si mette perché ha altre macchine da fare, non può perdere 2 giorni di lavoro presso alla pulizia di una cosa del genere, perché per lui è ovviamente antieconomico, mi pare anche logico, no? E che cazzo. È un peccato che non ho fatto un filmato delle condizioni originali, è veramente un peccato. Ho solo un paio di foto che inserirò qui, ora. Sì, potrei pulire un po' meglio anche qua dentro, ma... beh, alla fine non è male, dai. Va bene, vedrò cosa posso fare per pulire ancora meglio qua dietro e magari ribattere questa cosa al suo posto. Questo è un intervento che è stato fatto da chi aveva la macchina prima, dal meccanico che aveva in gestione la macchina prima, fatto delle porcherie atroci. Va bene, direi che è tutto. Forse dopo faccio un video finale sulla pulizia, vedremo. Ed ecco un ulteriore trucco di violenza per pulire questo coperchio punterie. Il vapore. E come vedete continua a uscire schifo. Quindi no, un semplice spazzolino non basta. Continuano a volare fuori schifezze. Vediamo un po'. Ecco, vedete. Questione di pazienza. E piano piano forse questo coperchio potrà definirsi pulito, se solo porca ma riuscisse a stare in piedi questo cazzo di coso. Ecco, vediamo. Bene, adesso lo lasciamo così, spegniamo, spenta, così il vapore finisce di sciogliere tutto. Io vado a comprarmi un bel panino e poi lo risciacquiamo. Ecco qua. Adesso proviamo a dargli una bella sciacquata. Ah, è bollente. Vediamo. E infatti vedete che escono ancora schifezze.
e ne escono in quantità. E questa cosa non ha mai fine. Continuano a uscire schifezze. Perché stanno dietro questa placca. E non c'è verso di andarle a raggiungere e raschiarle con lo spazzolino. Vedete quanto schifo? Non c'è proprio verso. Comunque sicuramente ora sarà già molto meglio di prima, ma per una pulizia totale bisognerebbe rimuovere questa piastra e raschiare bene tutta la parte interna, cosa che, ripeto, non si può fare perché la piastra è rivettata, a meno di trucchi meccanici di cui io non sono a conoscenza. Vedete, continuano a uscire schifezze. Io riempio qua, batto e escono schifezze. Ora mi sarei anche rotto i coglioni però. Ma se volessimo continuare la nostra analisi, ci renderemmo conto che è un lavoro praticamente impossibile, perché all'interno, dietro questa placca, c'è ancora un sacco di schifezza ed è leggermente visibile da qui. E qui qualcosa si può notare, come vedete esce fuori ancora schifo, a parte questo che vabbè è solidificato, ma come è solidificato qua è solidificato anche dentro, e vedete all'interno di qua purtroppo non si nota perché la luce non arriva. Ecco, vedete? Vedete la parte scura? Quello è lo schifo che c'è all'interno. Questo coso era completamente tappato. Non è un semplice coperchio, purtroppo. E vabbè. Io ci riprovo per l'ultima volta. Come vedete qualcosa esce ancora. Vediamo un po'. E niente, non finisco più. Qui qualcosa è venuto fuori, ma al lavaggio continuano a uscire pezzi di carbone. Continuano a uscire pezzi di carbonio belli grossi. Vedete? Vedete? Ecco, vedete che adesso ho bagnato la lente del telefono. Non vedete un cazzo, però sto combinando un macello. Fatto sta che continuano a uscire pezzi
pezzi neri come quello che è appena andato giù, però insomma è la quindicesima volta che faccio questo lavaggio, quindi mi sarei anche un po' rotto i coglioni. E dichiaro che va bene così, sempre perché non si riesce a rimuovere questa piastra interna. Altro che pulire con lo spazzolino. Alla fine eccolo qui, una spruzzatina di WD-40 e direi che ci siamo. Mi hanno detto che forse questa piastra è solamente incastrata, purtroppo no, ci sono dei rivetti qui, qui e qui e qui e qui, e sono ribattuti come si può vedere, quindi non c'è modo di togliere questa piastra, perlomeno su questo modello. Diciamo che tutto sommato secondo me è un buon lavoro, dai, è veramente pulita. Ho spruzzato un po' di WD-40 per evitare, diciamo, che si asciugasse troppo, poi fa quell'effetto polveroso sull'alluminio. Sarebbe bello lucidare l'alluminio, però a un certo punto mi sono già rotto le palle e il meccanico sta aspettando i pezzi, e quindi va bene così. E voilà!